Stiamo registrando? Sì. Dopo due giorni senza calcio, finalmente un po' di relax, chiacchieriamo di tante cose qui tra gli amici e fatalmente, insomma, il tema dell'estate comunque gira e rigira e rigira. Anche perché si sono riaperte polemiche, i giochi, c'è chi ha detto vanno su quel discorso dei metrosexual. Avendo la fortuna di avere un ospite che ha avuto a che fare sia con Cicchi Paone che con i calciatori in questione, anche se non sapevo anche con degli sconosciuti tra e anche con altri. No, beh, adesso no, non adesso volevamo sapere lei di calcio lei che squadra, qual è la squadra del cuore suo, tanto per cominciare? Beh, no, di calcio non so niente proprio, non me ne frega, non mi interessa. Non è mai stato allo stadio? Mai stato allo stadio, no, sì, fuori lo stadio. Quindi lei sta in Inghilterra? No, Italia-Inghilterra no, perché ero in macchina. Non vogliamo sapere. La sentite in macchina alla radio? Sì, ero in un parcheggio fermo. Però ogni volta che... era fermo, pensavo che ogni volta che entravo nel tunnel e andava via l'audio e usciva dal tunnel e tornava l'audio. Andava dentro nel tunnel e andava via l'audio, usciva dal tunnel e ci tornava. Ma non era in viaggio però. Però no, adesso che... perché prima l'ha raccontata lui così... Però adesso ho capito che era nel parcheggio, quindi insomma forse ho capito male. Vabbè, comunque. Ma sa che l'Italia sta andando molto bene? C'è questa polemica sulla sessualità di alcuni atleti azzurri, nata da dichiarazioni. No. Che cosa? Perché Cicchi Paone ha detto che lui ha avuto rapporti con un giocatore, mi pare o due, e che ci sono dei metrosexual. Lei nei confronti dei metrosexual. Come si pone? No, guarda, a me francamente non mi piacciono i metrosexual, mi piacciono quelli più rudi, più meno, belli, più che puzzano, un po' come voi due. Grazie, mi piacciono più belli scusito. Maschi, un po' grazie. Un po' belli, sì, pieni. Mi piace carico, stare belli in capo. A modo di sandwich. Mi sento un po' strano qua in mezzo voi due, fate un po' paura. Lei ha la mascherina. Mettilo al suo agio. Secondo me anche con la mascherina chi segue lo riconosce, secondo me. Ma insomma, non stai vivendo queste notti magiche azzurre? Ma sì, ho seguito la partita in macchina, ero fermo in un parcheggio. Sì, questo l'hai già detto, dico, ma non partecipi all'euforia del paese per la nazionale? Cioè, che tutti questi ragazzi che girano con le bandiere la sera, tutti che si buttano nelle fontane, tutti bagnati, li hai visti o no? Sì, li ho visti, mi sono anche un po' divertito a guardarli, però sai, il calcio non mi interessa. Cicchi Paone lo conosci? Aspetta, Cicchi Paone, quello che faceva la trasmissione La macchina del tempo? Sì. Ah. Sì. Lo conosci. Come ti poni? Come le sue dichiarazioni? Sei tutto sudato, sei imbarazzato. Ti vedo che non riesci. Vabbè, comunque. Giovedì c'è Italia-Germania. La vedrai, starai con degli amici, soffrirai con noi, con gli azzurri. Trepidi. No, non sei trepidante. No, devo dire un entusiasmo che mi coinvolge più di tanto, sinceramente. Che sport ti piacciono? Il golf. Ah. In che senso? Mi piace il golf. Fa vedere come batti? Questi prati verdi, queste situazioni. Hai giocato tu a golf? No, mai. Però vado a vedere quando giocano e mi diverto. Cioè, ti piace il rapporto con la mazza, con la palla, con esatto, il campo prato verde? Queste, con queste... Mazze, queste mazze lunghe, con le palle. Che sale. È come la va a spettacolo, sta diventando. Cosa stai preparando? Uno scherzo a qualcuno. Cosa stai preparando? In che senso? Lavorativamente. Di lavoro. Di lavoro. Ma niente. Fai di nuovo la... Quando è che butti la maschera? No, a parte la maschera, cosa fai? Cosa stai preparando? Una serie, no? Per settembre? Sì. Cosa fai? Me la tolgo la maschera. Sì. Vabbè, ma non cambia l'atteggiamento. Maschera. Che con la maschera puoi dire lo stesso. Cioè, tu sei andato, il più grosso successo che hai fatto è che facevi un mezzo gay Mastrangelo con me. Esatto, adesso poi Alfredo, hai fatto un gay con Alfredo Zalone, Nubi, Nubi, e quindi, l'ispettore Esposito è andato l'ispettore Esposito cavalleria. No, ma volevo dire distretto lo rifate, no? No, distretto no. Ma cosa fate adesso? Adesso squadra antimafia. E il gay come si pone? Come il gay tu fai un truffolato, come si dice? Un truffolato.
un intrufolato dentro nella mala che cerca a tutti i costi, che ridendo e scherzando cerca di sguainare il balorto. Vuoi uscire in mascalzone andando a intrufolare. Andare a prendere i delinquenti. Sì. Grazie per essere venuto a trovarci. Ma intrufolato in dei sottomandito spogli. Entro dentro nelle altre sembianze. Diciamo. Ciao Dino, forza ciao. Azzurri. Grazie. Ve l'ha tolta la maschera, si è vergognato. Quella maschera invece... Quella maschera no, lascia che vediamo questa bella coda. Vuoi rimettere la maschera solo per un attimo? Dai. Guarda come torna il personaggio, dai, rimetti, dai. Dai, mettila, fai vedere. Ciao. Ciao. Vedi che subito basta la maschera, chiudiamola così, va. Ciao. Quando ti intrufolo mi piace, fai l'intrufolato.